Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family, come state? Come potete vedere mi sono appena svegliata, sono ancora nel lettone, ma lo sapete che i miei vlog preferiti iniziano sempre quando ho un po' di tempo per stare nel lettone e chiacchierare con voi e soprattutto quando non faccio vlog per qualche giorno poi mi mancano perché così ho la possibilità di parlare con voi liberamente di tutto quello che mi viene in mente, condividere la mia giornata con voi, ma anche appunto avere modo di parlarvi senza un perché o senza un video in particolare. Oggi ci tenevo a filmare un vlog, allora uno perché ho anche un'idea malsana per i miei capelli è che appunto cambierò il colore completamente ai capelli oggi, quindi lo faremo assieme, ma da sola peraltro, perché io ogni tanto dovete sapere che, anzi, dovete sapere, se non mi seguite da tanto dovete sapere, se mi seguite da un po' già lo sapete, che ogni tanto queste uscite pazze e appunto faccio danni, pazzie ai capelli. Comunque, ragazzi, raccontatemi un po' come va in Italia perché so che è uscito il nuovo DPCM. So che non è un vero e proprio lockdown come avevamo avuto la scorsa primavera, però so che comunque ci sono state diverse limitazioni. Qui in Olanda, raccontatemi intanto come la state vivendo, com'è secondo voi, che cosa ne pensate. Qui è completamente diverso. Allora, in realtà la differenza è che qui hanno chiuso completamente tutti i ristoranti, tutti i bar, tutto chiuso, sono aperti soltanto per delivery o takeaway, quindi consegne a casa oppure ritiro per asporto, però non sono più aperti qui ristoranti, bar, tutto tutto chiuso. So che in Italia invece sono ancora aperti fino alle 18. Erano le 21, adesso le 18 se non sbaglio. Qui invece è tutto chiuso. Però se da una parte sono molto cauti su questo, dall'altra parte le mascherine non sono assolutamente obbligatorie. Non sono obbligatorie all'aperto, nessuno la indossa. E non sono obbligatorie al chiuso, è soltanto una raccomandazione, un consiglio, che ti danno. Devo dire che al chiuso metà delle persone ce l'hanno, l'altra metà no. E mi è capitato di andare in banca, qualche giorno fa avevo un appuntamento e la persona che mi parlava. E mi ha invitato più volte a togliere la mascherina perché c'è qui praticamente quando c'è il divisorio in plexiglass, la mascherina si toglie. E anche nei taxi, eccetera, quando c'è il plexiglass, la mascherina nessuno la indossa. Io a volte la tengo, a volte no, ma sono l'unica qui a fare così, cioè nessuno ce l'ha a meno che appunto non sia espressamente richiesto dai vari negozianti, eccetera, però anche in quel caso loro è un consiglio, è una richiesta, non è un obbligo. Quindi per queste cose è un pochino diverso, però tutto sommato anche qui i numeri sono in aumento, quindi non so, in realtà ce lo aspettavamo un po' tutti. Il fatto che non arrivasse un nuovo lockdown, ma quasi, secondo me. Quindi l'unica cosa che qui non hanno mai chiuso sono i negozi, né adesso né quando appunto ad aprile, quando era iniziato qui. Tipo uno smart lockdown, che non hanno in realtà avuto un vero e proprio lockdown, però i negozi qui non hanno mai chiuso e adesso in Italia credo che siano anche aperti, giusto? Oppure ci sono limitazioni anche sui negozi? Non ne sono certa, questo fatemi sapere. Però sì, ragazzi, questa è la situazione in questo momento qui in Olanda. Oggi, tra l'altro, c'è anche Neil qui che è venuto da qualche giorno, ma non sappiamo se potrà ritornare a casa oppure no, o come sarà la situazione. Però, appunto, io mi sono svegliata tardi, ovviamente, perché ieri ho fatto il montaggio del video, quello che per voi sarà già online, che è un video di make-up in cui mi trucco con lo specchio invertito, che è stato difficilissimo. Comunque ho montato quel video fino a tipo le 4, una cosa del genere. Quindi ho dormito fino a tardi oggi. Tra l'altro oggi dovete aiutarmi, ragazzi, a fare un detox day perché nel weekend ho mangiato tantissime schifezze. E adesso devo ritornare sul mio healthy perché ultimamente sono stata molto molto brava a mangiare molta frutta, molta verdura, molti legumi e non ho toccato schifezze se non appunto in questi ultimi 2 giorni. Quindi oggi che è lunedì devo assolutamente mangiare qualcosa di leggero e di un po' di detox.
Questo è il tempo, ragazzi, oggi un po' nuvoloso e c'è parecchio, parecchio vento. Eccoli i gattoni, buongiorno gatto Denver. Buongiorno gatto Denver. Si vede che non sono da sola. Ciao Neil. Buon lavoro, non ti Buongiorno a disturbo. tutti. Che per te è ora di pranzo, per me è Ormai buongiorno. è la finita. Esatto. Gatta Stellina, si vede che i gatti non sono da soli perché non, quando mi sveglio non hanno tutta sta voglia di coccole. Qualcuno li ha già coccolati, scaricati. Scaricati dall'energia, quando mi sveglio hanno tanto tanto bisogno di coccole, ma ormai. Baci, sì, baci, grazie amore mio, grazie amore mio, tanti bacini, amore mio. Sì, tanti baci deve dare Gatto Denver, ragazzi, tanti baci, tanti baci. Qualcuno ancora il segno del rossetto? Da questa parte, chi ti ha dato i baci ieri con il rossetto? E gatta Stellina? Buongiorno, gatta Stellina. Buongiorno, gatta Stellina. Buongiorno, gatta Stellina. Gatta Stellina non ha tempo per noi. Sì, annusami che non si sa mai che non sono io. Sempre così. Posso? Grazie. Mi permette? Grazie. Mi è stato concesso, ragazzi, di accarezzare la gatta Stellina. Ok, un po' va bene, però poi basta. Ok, ragazzi, postazione trucco. Ho già applicato il primer, ho fatto la doccia, non ho lavato i capelli, appunto, perché faremo questa pazzia tra poco, li laverò quindi dopo. Ok. Ho applicato il primer che è il The Professional versione Pearl di Benefit. Adesso il fondotinta è dietro di voi. Scusatemi. Voilà, eccolo qua. È quello di Fenty, il Pro Filter Soft Matte. Adoro questo fondotinta. Non so, infatti ve l'avevo menzionato anche nel video ieri. Non so se hanno cambiato la formulazione di questo fondotinta, ma non mi è mai piaciuto. E gli avevo dato diverse chance, se vi ricordate, ne avevo parlato anche in video con voi, e non mi era assolutamente piaciuto. Stranamente, ragazzi, adesso su di me funziona bene. Può essere che io l'avessi provato in estate, quando la mia pelle è un pochino più grassa, un pochino più oleosa, soprattutto, cioè no qua, soprattutto sulla zona T, mentre poi con l'arrivo dell'autunno, del freddo, questa parte mi diventa molto più secca. Quindi non so se è appunto un discorso di quando ho testato questo fondotinta o se appunto hanno cambiato la formulazione, ma adesso mi ci sto trovando molto molto bene. E il problema che avevo con questo fondotinta era proprio quello della durata, mentre adesso invece dura tutto il giorno e non si scioglie come faceva. Quindi può essere che appunto questa nuova formulazione mi piaccia di più, oppure è la mia pelle che cambia tantissimo di stagione in stagione. Ma è vero, cioè, quando fa caldo la mia pelle è molto molto grassa. Quando fa freddo la mia pelle diventa quasi secca. E specialmente nel periodo di cambio, cioè quando la stagione cambia, in quel periodo la mia pelle diventa secchissima. Poi più o meno un po' si bilancia, no? E però inizialmente con i primi freddi diventa veramente molto molto secca. Infatti sto usando oli, sto usando sieri per la skincare che solitamente non uso perché in questo periodo ho veramente veramente bisogno di un po' di idratazione in più. Ho applicato la crema tipo 10 minuti fa e sono già, cioè sento già la pelle un pochino che mi tira, quindi è proprio questa stagione a rendermela più secca. Però cosa che funziona molto bene con i fondotinta, perché se di solito ho difficoltà a trovare fondotinta che non mi lasciano l'effetto unto, adesso è molto più semplice. Come correttore sto applicando il Cover It, se non sbaglio, sì, Cover It Concealer di Wycon. Adesso, ragazzi, come cipria volevo utilizzare, no, ok, useremo questa, la Too Faced, la Primed and Poreless, che quando non so che cipria utilizzare vado sempre su questa, ho notato, perché è una di quelle ciprie con cui non puoi sbagliare, è trasparente, è sottilissima, non si vede e non fa neanche nelle foto l'effetto Nicole Kidman. Abbiamo tutti presente quella foto di Nicole Kidman, giusto?
sicuramente. Ah, tra l'altro ragazzi, non vi ho poi raccontato questa cosa perché tornata dall'Italia non vi ho poi aggiornato sullo stalker. Praticamente è tornato lo stalker, ragazzi. Ne parlo quasi con, cioè, ne parlo con molta tranquillità e con il sorriso sulle labbra, perché ormai non è una cosa che mi concerne più, grazie al cielo, ma quando sono stata a Trieste, la mattina dopo, quindi deve essere proprio una persona che o mi ha visto oppure mi segue ovviamente sui social e quindi sa quando, ha saputo insomma che io fossi tornata a Trieste, e si è lanciato, ragazzi, lanciato sul mio campanello, nel senso che la mattina dopo, mi sa che era la prima mattina che mi sono svegliata, sì, la prima mattina che mi sono svegliata a Trieste. E se non sapete di che cosa sto parlando, faccio un piccolo recap. Praticamente sono 4 anni che un pazzo schizzato viene sotto casa mia a Trieste e si mette a suonare al campanello all'impazzata negli orari più assurdi, perché e succede sempre da un range tipo dalle 10:30 di sera fino all'1. È capitato sempre in questo range, quindi è andato avanti molto spesso anche appunto fino a 12:30 eccetera, e l'aveva fatto anche, se vi ricordate, in pieno lockdown, terrorizzandomi non poco, perché in pieno lockdown, quando nessuno può uscire di casa, come fa questa persona ad essere sotto casa mia? Quindi c'è stato tutto quel discorso che avevo fatto, che pensavo o penso ancora che si tratti di un taxista, perché comunque erano bene o male gli unici nella zona sempre presenti anche la sera in lockdown. Oppure ovviamente posso pensare a qualche follower pazzo, però anche in quel caso mi sembra strano che uno possa uscire e andare a fare queste cose in pieno lockdown. Comunque, fast forward today, come sapete io me ne sono andata dall'Italia, quindi poi non so se questa persona sia andata avanti oppure no, ma suppongo di no, perché se mi segue sa quando ci sono e quando non ci sono. Fatto sta che appunto quando sono ritornata a Trieste, e appunto vi sto parlando di una cosa che sta andando avanti da 4 anni, quindi non è una cosa casuale, ho notato adesso questo brufolo, ragazzi, vedete, io vi dico che ho mangiato schifezze e c'è subito il brufolo pronto a testimoniare che effettivamente è così. Quindi andiamo a coprire intanto questo brufolo che mi è sfuggito. Ok, decisamente, decisamente meglio, ragazzi. E vi stavo dicendo, e quindi non è un caso, no? Praticamente adesso ha iniziato anche la mattina. Evidentemente era talmente dispiaciuto del fatto che io me ne fossi andata, che non sapeva dove andare a suonare questa persona di notte, praticamente si è fatto vivo anche di giorno. Io, che ora erano? Tipo le 11:30, 11:15, una roba del genere, è iniziato a suonare, ma all'impazzata, ragazzi. Allora, io non vi sto parlando del classico campanello che magari è il postino o la pubblicità, insomma, è normale, quelli ci sono sempre stati, e senti che poi suonano anche ai tuoi vicini, peraltro, no? E poi, ad un certo punto, a 11:15, una cosa del genere, inizia a suonare il campanello tipo drin drin, e dopo un po' drin drin, drin drin, è andato così avanti 6 volte, e io ovviamente, cioè col cavolo che sono andata a rispondere, perché uno, non aspettavo visite, numero due, non mi arrivavano e non mi arrivano più pacchetti a Trieste, quindi non c'era motivo per me di andare a rispondere al campanello, e quindi non ci sono andata, e quindi 6 volte, e mi sono detta, ok, questo è lo stalker pazzo. Quindi non appena ho raccontato a mio padre che lo stalker fosse tornato, che cosa ha fatto? Ha staccato il citofono, e quindi io non ho la più pallida idea se poi questa persona sia andata avanti appunto a suonare all'impazzata. Oh mio Dio, non ho neanche visto il contouring che ho fatto, non ne ho la più pallida idea, ragazzi. Quindi sì, quando sono tornata altre 6 volte si è messo a suonare al campanello, e sono molto felice di non aver più a che fare con questa persona,
E quindi sì ragazzi, volevo aggiornarvi su questo. I miei, cioè mio papà, si è talmente arrabbiato che è venuto, basta, ha staccato tutto e quindi sono rimasta completamente senza citofono. Però ogni tanto ci pensavo, tipo a mezzanotte, alle 11, all'una di notte, pensavo chissà se il pazzo è qua sotto che suona all'impazzata ed è convinto che io lo senta, ma non è assolutamente così. Quindi sì, non so, probabilmente non dovrei essere così tranquilla riguardo questo. Dovrei un attimino forse preoccuparmi, lo so, mi rendo conto, cioè nel senso che io ero molto preoccupata per questa situazione, come ben sapete. Bad Girl Bang mascara di Benefit, ero molto preoccupata per questa situazione, come ben sapete, solo che adesso, non essendo più in Italia, naturalmente mi sento molto più tranquilla e più sicura, però rimane... Ma perché devo sempre sbavare un po' col mascara? Rimane un po' appunto questa, diciamo... questa preoccupazione, perché so che c'è una persona squilibrata che continua appunto a venire a suonare al mio campanello, tra l'altro in orari, cioè ok, questa volta era di mattina, però non so se poi è andato avanti, probabilmente sì, però appunto di solito si tratta di orari molto molto strani e insomma, se vai a suonare all'impazzata al campanello di qualcuno all'una di notte, insomma, per forza non sei tanto, non so come dire, cioè ti manca tipo qualche venerdì, ma anche qualche altro giorno della settimana tranquillamente. E quindi, sì, rimane un po' questa preoccupazione, ma sapere di non essere più lì mi rende molto più tranquilla. Molto più tranquilla. Ok ragazzi, ho fatto un po' un disastro con il mascara, però la differenza, il Bad Girl Bag, è pazzesco. Quando non lo uso da un po', poi e poi lo riutilizzo, mi ricordo perché mi piace così tanto. L'unica pecca di questo mascara è che un pochino sbava, quindi non ho provato, so che c'è anche la versione waterproof, mi sembra, non l'ho provata, però questo un pochino sbava, devo stare attenta a non, per esempio, non alzare adesso lo sguardo verso l'alto, perché se alzassi lo sguardo verso l'alto le ciglia andrebbero a toccare l'arcata sopraccigliare e irrimediabilmente si formerebbero quei puntini fastidiosissimi. Quindi devo lasciare un pochino che si asciughi. E tra l'altro ragazzi, io dovrei tornare in Italia sempre per lavoro il, non so se la prima o la seconda settimana di novembre, che non mi aspettavo, però devo tornare in Italia e non so bene se sarà fattibile per me, nel senso che i voli ci sono, non so però se posso, se potrò raggiungere, cioè volendo, non è una necessità naturalmente, però se sono a Milano tanto vale, anzi in realtà ci sono delle cose che devo fare ancora per la casa, quindi forse è il caso che io vada anche a Trieste già che sono a Milano. Il fatto è che non so, e tra l'altro in concomitanza con il mio compleanno il 14, quindi forse potrei festeggiarlo giù, non so neanche io cosa fare ragazzi, perché non so se potrò viaggiare di regione in regione. Adesso fatemi sapere se avete qualche novità su questo, perché io vorrei volare a Milano e poi appunto raggiungere Trieste in treno, ma non so se hanno chiuso le regioni o limitato gli spostamenti eccetera, quindi devo un attimino, dovete un attimino aiutarmi, perché la situazione cambia talmente velocemente che tu ti informi, però il giorno dopo è già tutto diverso e qui ovviamente non vedendo le cose in... nel senso che tutte le cose, tutte le informazioni che vedo sono riguardanti l'Olanda, quindi se avete, infatti ha sbavato un po' anche sotto, infatti se appunto avete news su questo, se si può ancora andare di regione in regione e se sì pensate che limiteranno gli spostamenti, avete sentito qualcosa in particolare, oppure se dipende da regione in regione sapete qualcosa per quanto riguarda la Lombardia e il Friuli Venezia Giulia, fatemi sapere ragazzi, perché con voi riesco sempre ad avere notizie veramente super 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 aggiornate, tant'è che
quando è uscito l'obbligo di tampone per chi arrivava in Italia dall'Olanda, voi mi avete informato immediatamente, tant'è che io proprio grazie a voi sono riuscita a fare il tampone in tempo, perché avevo prenotato e tipo dopo, no, 2 giorni prima che io partissi è arrivato l'obbligo del tampone, quindi ho avuto tipo 0 tempo per riuscire a fare tutto, però sono riuscita perché mi avete aiutato, quindi sappiate che siete molto preziosi, soprattutto di questi tempi quando appunto le cose cambiano così in fretta, che non è facile starci dietro. Matita sopracciglia, sto tornando ad adorare quella di Diego Della Palma, che è stata un mio amore per anni e mi sta piacendo ancora tantissimo. Tra l'altro, ragazzi, vi devo assolutamente consigliare, se ancora non l'avete vista, se siete amanti dell'horror, probabilmente già l'avete vista, però se ancora non doveste averla vista, io vi consiglio molto caldamente la nuova stagione di The Haunting of, si chiama Bly Manor. Ragazzi, io mi sono vista tutta la stagione, tutta, e tipo 2 giorni, è stata dopo The Haunting of Hill House, che era la prima stagione. Queste due veramente, entrambe, forse la prima mi è piaciuta di più perché era un pochino più paurosa, però anche questa è, cioè, molto ben fatta, se siete amanti appunto delle storie di fantasmi e cose del genere dovete assolutamente vederla. E su Netflix, e ragazzi, appunto, me la sono divorata in 2 giorni ed è arrivata proprio al top delle mie serie TV preferite di sempre, assolutamente, alla pari con film di fantasmi tipo The Others o Il Sesto Senso, magari, non lo so, perché ad alcuni ho sentito che è un po' deluso perché non era paurosa così come la prima. È vero che c'erano più jump scares, non vi farò spoiler, ragazzi, quindi non vi preoccupate, è vero però che c'erano più jump scares nella prima, però non necessariamente, secondo me, ci si spaventa soltanto con i jump scares, no? Con quelle scene di paura tipo in your face. Secondo me è anche molto bello creare tipo un po' di suspense e creare un po' di paura attorno ad una storia, anche senza necessariamente avere quelle scene che ti spaventano, no? Quindi sì, mi è piaciuta tanto, 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 ragazzi, ma veramente tantissimo, cioè, dovete vederla, dovete vederla. Mi dispiace perché quando è finita ho pensato, non ci posso credere, l'ho finita in 2 giorni, adesso cosa faccio della mia vita? E quando penso una cosa del genere su una serie TV vuol dire che mi è piaciuta tanto. Ho avuto la stessa sensazione quando è finito Lost e quando ho finito Breaking Bad, ragazzi, quindi veramente, veramente super consigliata. Adesso sto vedendo, allora, rossetto potremmo applicare questo di Jeffree Star, che è un po' che non uso, ed è il Velour Liquid Lipstick in colore Can't Relate. È un bellissimo nude che si asciuga, diventa opaco. E altra serie TV che sto guardando, che mi sta piacendo molto, è Ratched, però devo dire che è un po' come se fosse una nuova stagione di American Horror Story, perché l'attrice è lei, ci sono anche altri attori, se non sbaglio, che hanno recitato anche in American Horror Story, e personalmente mi piace American Horror Story, però non è esattamente l'horror che piace a me. A me piace, cioè, mi sono piaciute, per esempio, la stagione con le streghe di American Horror Story, mi era piaciuta un sacco, però in linea, anche la prima. La prima mi sa che parlava di fantasmi, no, forse mi sbaglio, non mi ricordo, però mi era piaciuta, mi sa, anche la prima, ma le altre, secondo me, sono un pochino troppo splatter, troppo violente a tratti per me, e non che mi faccia impressione, perché non sono per niente impressionabile, però non mi spaventa, non lo so, non lo so, se non sono storie di fantasmi, gli horror per me sono un po' così, alcuni sì, altri no, un po' ni così, ecco, quindi Ratched mi piace, però lo trovo un pochino troppo sullo stile di American Horror Story, e magari qui adesso mi direte tutti, Nicole, i produttori sono gli stessi, tutto lo stesso cast, eccetera, quindi probabilmente qualcosa in comune avranno, però secondo me sono un pochino troppo simili, anche se mi sto godendo, devo dire, la serie, ma l'ho stoppata per guardare The Haunting of Bly Manor, adesso mi dispiace tantissimo perché non ce l'ho più. Comunque, ragazzi, adesso il trucco è fatto,
molto easy, molto semplice, ma tanto oggi non abbiamo nessuna intenzione di uscire di casa, faremo cena assieme quando Neil finirà di lavorare e poi, non lo so, guarderemo una cosa di Halloween. Adesso direi che andremo a fare questa pazzia, andiamo a colorare completamente, ragazzi, i capelli di rosa. Sì, ho deciso, voglio colorare completamente i capelli di rosa e non è neanche una tinta che se ne va, nel senso che avevo utilizzato, non è una tinta, è uno shampoo di Lush, ma se mi seguite da un po' sapete che anni fa avevo fatto la stessa identica cosa e peraltro il mio parrucchiere Goran mi odierà perché ci avevamo messo secoli a togliere il rosa dai capelli. Ma ho deciso che voglio rifarli rosa, voglio rifarli rosa, ho appena fatto i colpi di sole, quindi è perfetto in questo momento perché non ho ricrescita, quindi si colorano bene tutti fino alla radice e poi è appunto una cosa che dovrebbe andarsene nel tempo con i lavaggi. È un po' difficile da dire quanto, ma non ha importanza perché appunto voglio tenere il colore su quanto più possibile. Questa volta voglio averli rosa e voglio fare questa pazzia oggi, quindi let's go. Ok ragazzi, pronti per fare questa pazzia? Prendo i guanti, questo è il prodotto che uso, è il Daddy O ed è uno shampoo di Lush che come vedete è di questo bel viola intenso. Naturalmente serve, cioè va utilizzato come shampoo, ok? E serve a togliere il giallo praticamente dai capelli, appunto perché ha questo sottotono viola molto forte. In realtà io però quando voglio colorare i capelli, l'ho fatto solo una volta nella mia vita anni fa e appunto è stato molto difficile toglierlo, però sono convinta, ragazzi, voglio fare questa pazzia e quindi lo lascerò in posa tipo per, allora mi ricordo anni fa l'avevo lasciato in posa un'ora e, però secondo me avendo i capelli trattati è un pochino troppo, non ho bisogno di lasciarlo in posa un'ora, lasceremo in posa 40 minuti. E vado a prendere i guanti. Abbiamo i guanti, abbiamo il nostro prodotto barra shampoo barra tinta. E che cos'altro ci serve? Ho una molletta per capelli e questa spazzola che teoricamente ci servirà adesso perché devo spazzolare per bene i capelli, perché se ci sono nodi, lo vedete che le punte rosa se ne sono già decisamente andate, quindi voglio fare proprio una cosa, un trattamento, proprio un colore che mi duri, ragazzi, e ho notato che questo dura. Quindi vado, intanto mi guarderò nel monitor della videocamera che non so se è una buona idea, ma in realtà i miei capelli sono molto sottili e non ho grossi problemi perché non è che rischio di dimenticare qualche ciocca, voglio dire. Quindi questo è quanto, poi andrò ad avvolgere i capelli in un asciugamano vecchio però, perché sicuramente si macchierà, quindi vado a recuperare un asciugamano vecchio. Ok, questo può decisamente andare e adesso inizio prelevando il prodotto che è questo, ragazzi. E il risultato, se avete i capelli biondi, è assolutamente quello di una tinta se lo lasciate in posa. Ok, da questo momento in poi non si torna più indietro. Aiuto. Ok, vado semplicemente a cospargere il mio colore sulle lunghezze e su tutto il capello. Questo shampoo tra l'altro ha ingredienti naturali, però contiene limone, quindi non va neanche lasciato in posa troppo tempo perché altrimenti mi secca i capelli. Però già il fatto di riuscire a colorarli con un prodotto che è naturale, ragazzi, non è niente male, vi dirò. Adesso non mi ricordo se all'epoca avevo abbondato tanto con il colore oppure se mi ero un po' trattenuta. Io nel dubbio vado a metterne un po' di più perché non vorrei avere zone del capello, cioè zone dei capelli che non sono colorate. Non mi sembra proprio il massimo. Quindi cospargiamo per bene. E niente ragazzi, continuo così con tutta la testa, ci rivediamo tra poco. Aiuto. Ok, ho distribuito il prodotto in modo uniforme, sono stata attenta a metterne tanto anche dietro perché non volevo ritrovarmi con i capelli non colorati dietro. Comunque appunto ho bloccato il tutto con la mia molletta e adesso incrociamo le dita, vedremo che cosa ne esce, aspettiamo 30 minuti.
Nel frattempo mangio una mela, ragazzi. Sto già pensando però cosa fare per cena. Io quando voglio stare a dieta è improbabile che ci riesca. Cosa c'è? Lo so che ti piace la frutta, lo so che ti piace la frutta. Cosa c'è? Vuoi un pezzettino di mela? To Denver, te. Ma guardalo. Neil, come sta andando il lavoro? Succede. Male. Malissimo. Pezzettino di mela. Infatti, vi stavi dicendo poco fa che nel frattempo notare Gatto Denver che continua imperterrito. Una cosa che vi starete chiedendo in tanti, rispondo subito senza che scriviate giù nei commenti. Ah, cosa si stanno chiedendo in tanti, dici? No, non sono qui tutto il tempo. Io intanto ritorno a casa e casualmente intanto passo di qua. È vero. E adesso puoi tornare a casa? No! No, perché hanno chiuso. No, che è chiuso. Cioè, si può andare tra le regioni, ma no, tra una nazione e l'altra. Infatti anch'io chiedevo se vado a Milano, se posso poi andare a Trieste. Oppure sì. Se da una. Per adesso sì, sì. Però non si sa se chiuderà. Non puoi mangiare, dopo le 6 non puoi mangiare più. Sì, questo lo sapevo. Beh, ma qui proprio non si può mangiare fuori in ogni caso, quindi. Infatti, cosa prepari stasera, Neil? No. Tu hai comprato la farina per fare la focaccia. Da notare cosa sto finendo. Cioè, non c'è da mangiare in Italia, stiamo poi andando a mangiare i miei dolcetti di Halloween e anche la torta di Halloween. Volevo farvi sapere che sono stati tutti mangiati. Non abbiamo buttato niente, la torta intera. Era buona però. Sì, Gatto Denver, ho capito. Abbiamo capito. Mi sono anche sacrificata e ho mangiato tutti quegli arancioni che a Nicola non piace. Oh, grazie. Pure gli altri però. Comunque volevo farvi notare che Neil a seconda c'è. Voi potete capire. Gatto Denver, basta, cioè, ma cosa c'è? Cosa c'è? Ti ho appena dato gli snack, Gatto Denver. Sei un po' a dieta, dai, su. Guarda la tastellina, che brava. Volevo dire... Dorme. Si è già rassegnata al fatto che ormai sono tempi duri e non si mangia più come una volta. La tastellina, scusi, l'ho disturbata. Scusi, no, volevo dire che praticamente allora si può prevedere l'arrivo di un lockdown guardando Neil, perché quando un lockdown è imminente la barba ricomincia a crescere. Infatti siamo già, come ben potete vedere, non siamo messi benissimo, ecco. Ci siamo, ragazzi, io devo togliere adesso il colore, quindi vado a sciacquare e a lavare i capelli con lo shampoo, appunto, perché questo è uno shampoo teoricamente, quindi vado direttamente a fare schiuma e poi a sciacquare i capelli e poi faremo assolutamente anche una maschera, perché questo, ovviamente tutte le colorazioni, però appunto questo prodotto, nonostante sia naturale, so che contiene succo di limone, quindi secca i capelli, quindi faremo una maschera bella... come dire, bella ricostituente e nutriente, e vado ad usare questa, la maschera Premier Repair con acido ialuronico collagene di Goran Wieler. Questo è il brand del parrucchiere dove vado di solito a Trieste e hanno anche una linea di prodotti professionali con, vi metterò magari qua sotto il link se siete interessati, non è sponsorizzata questa parte del video assolutamente, è solo che appunto sono prodotti molto validi, sia in particolare mi piace questa, la maschera e lo spray agli aminoacidi, quello è anche fantastico senza risciacquo. Comunque andiamo, bando alle ciance, voglio vedere il risultato, quindi sciocchiamo tutto e ci rivediamo tra poco. E questo è il risultato con i capelli bagnati, ragazzi, sono super rosa. Allora, naturalmente sono bagnati, quindi sono più scuri, spero, almeno, perché altrimenti saranno proprio fucsia. Ma vi giuro che mentre lo facevo sto pensando, ho fatto proprio bene, perché era da troppo tempo che volevo farli tutti rosa, mi manca e voglio un colore che resti, quindi... sono contenta, insomma, adesso vediamo, riasciughiamo e vediamo. Un'altra cosa che applicherò per andare a, scusatemi se è buio, ma fa buio prestissimo ormai qui, e ragazzi vado ad utilizzare anche l'Olaplex numero 6, che l'Olaplex è uno dei trattamenti migliori che si possano fare per i capelli secchi, danneggiati, eccetera.
Se non lo conoscete, informatevi perché è fantastico per i capelli, quelli proprio molto molto sfibrati e danneggiati. Se, alcuni step li fanno solo i parrucchieri, altri invece sono step che si possono fare anche a casa. Questo è lo step 6 ed è appunto una specie di balsamo nutriente senza risciacquo. Quindi faccio questo, asciughiamo e torno da voi e vediamo assieme il risultato finale. È il risultato finale, ragazzi! Oh mio Dio, sono decisamente, decisamente più rosa di quanto immaginassi. Ma tutto sommato, ragazzi, è un colore, cioè, è bellissimo. Sono, cioè, non mi aspettavo che uscisse così bene, se devo essere onesta. È veramente il rosa perfetto. E considerando che poi con il tempo, con i lavaggi eccetera, tende ovviamente a svanire, a sfumare, poi tornerà il mio biondo, sono anche molto molto felice perché poi diventerà un bellissimo color pastello. Quindi ragazzi, questo è il cambio look più sconcertante forse che io abbia mai fatto, quindi voglio sapere che cosa ne pensate. Naturalmente devo ancora abituarmi a vedermi così, mi sono rovinata un po' il trucco, ok, però devo veramente abituarmi, ragazzi, perché non sono abituata a vedermi con i capelli così scuri, ma secondo me è venuto. Forse qui potevo insistere un pochino di più, ma posso sempre rifarlo in realtà sulla base se voglio, perché qui si vede ancora un po' il mio biondo. Qui invece secondo me è un pochino meno. In realtà la base è tutta più scura, forse perché in linea generale la mia base è più scura, ma in caso lo rifacciamo. Però sono molto molto contenta, voglio vedere anche come sarà il risultato. Poi domani farò i capelli mossi e voglio vedere come mi stanno. Oh mio Dio, ragazzi, sono troppo troppo felice. Andiamo a registrare la reazione di Neil, che mi vede con i capelli rosa. Neil, aspetta, accendi la luce ma non guardarmi, ok? Ok, non guardo. Ok, adesso puoi. Mi sa che i tuoi colpi di sole sono tanto bene. Volevo dirti anche di venirti a dare che una cosa? Mano. Per cosa? Non sono biondi, te lo dico subito. Ma va. Dai, dimmi cosa ne pensi, mamma mia, Neil. Oh, rocchettara, si chiama Nilzi, yeah. Veramente, ti sembra una rocchettara? No. Ma perché? È un rosa bellissimo! Che cosa ne pensi? Dai, come mi sta? Classica reazione degli uomini, tipo uguale a prima, però rosa. No, la reazione degli uomini che sanno cosa, che devono stare attenti a cosa dire. Cioè, perché non puoi mica dire che mi sta male, giustamente, giustamente, scusa, vabbè. Queste sono quelle regole, cioè, non scritte, però che esistono da migliaia di anni, nei secoli. Cioè, una donna che cambia colore di capelli non puoi dirle che sta male. Infatti distinto mi è venuto a dire che sei sempre una diva, proprio. Oh, grazie, grazie, non ci credo neanche un po'. Però grazie. Che soddisfazioni, eh. Guarda, io stavo quasi per chiederti cosa vuoi da mangiare stasera. Infatti, volevo dire. E adesso ho cambiato idea. No, che cambiare idea? Ho cambiato idea, che già ieri ho fatto la mia prima passata di verdure, ragazzi, fatta in casa. E Neil non ha apprezzato. Ed è uscita strabuona, peraltro. Perché quindi sono anche meravigliata. Dove lei cucina, prepara. Ha detto adesso si è fatta l'esperienza. Ormai sarà. Possiamo mandare anche MasterChef. Perché quando stavamo invece assieme cucinava sempre lui per questo. Invece, e quindi adesso speravi. Ma cosa, cioè, ma che è? Una passata di verdure ho fatto, voglio dire. Cioè, se volete andare, se volete mettermi a dieta, venite da Nicole. Perché, scusa, ma se stai mangiando un sacco di schifezze, che ho fatto una spesa gigantesca, lì sta mangiando tutte le schifezze possibili immaginabili, adesso dice che lo tengo a dieta. Guarda, questa è proprio bella. Cioè, mi mantieni. Vuoi così dire che com'era la passata di verdure? Squisita. Oh! Voglio provare a fare questa cosa che fanno tutti su internet, che mettono un cetriolo. Non so se l'avevo già fatto con i miei gatti o no, ma praticamente gli dai uno snack e gli piazzi sto cetriolo dietro lui. Non ascoltare questo. Ma perché gli non fai ascoltare? Ma cosa gli dice mamma? Non ascoltare, adesso mi preoccupi. Allora, quindi adesso gli prendo uno di questi snack, che Denver ne va pazzo, gatta stellina non se ne frega neanche minimamente. Allora, Nil, mettiglieli tu nella ciotola. Io.
Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, vai. Vado? Vai, vai. Tutto quello lì ne metti? Sì, dai, vai. Come lo fai? Vai. Vai. Qua. Sì. Vai. Oh. Non gliene fregherà minimamente. Tu, forse ho sbagliato. Te lo sto guardando con... Non gliene frega. Non gliene frega niente. È arrivata pure questa, guardala. Ma non, che paura, ma non si sono spaventati per niente. Ma i miei gatti sono atipici. Cioè, ma ti giuro, tutti i gatti su internet hanno delle reazioni esagerate con... Vabbè, i miei gatti invece no. Sono troppo intelligenti, ragazzi. Troppo intelligenti i miei gatti. Più che altro, vabbè. Diciamo così, dai. So che sarete già stufi dei miei avocado toast, ma è la cosa più buona al mondo, quindi oggi l'ho preparato anche per Neil, che assaggerà la... Pronto? Con chi stai parlando, scusami? Con te, ho sentito che... Ti sto preparando l'avocado toast, cioè ti ho portato... Oh. Che scemo. Vai. Voglio documentare, vedere se ti piace l'avocado toast. Metti metà slow motion. Non c'è la modalità slow motion. Io nel frattempo sgranocchio anch'io il mio avocado toast. Dai, sii onesto, dimmi cosa ne dici. Se ti piace. Buono, leggero, gustoso, fatto con amore. Come l'impiattamento. Lascia desiderare. Scusa, sì. Cos'era quel gesto? Che magari tagliare a triangolini qualcosa. Beh, senti, una cosa veloce, una dai. Una carina, non so. Ah, ma guarda! Cioè, ma penso questo, invece... Cioè, io sono contento, me la fanno carina, taglialo, ma guarda. Anche l'occhio quello sul palco. Vabbè, perché mica è brutto, scusa. Beh, ti piace, però abbiamo scoperto che a Neil piace l'avocado toast. Non potevo, vista la mia fissa, non fargli assaggiare l'avocado toast, ovviamente. Peccato solo che non ho le uova. Avrei potuto mettere anche l'uovo, però insomma, comunque, non è male, dai, un po' più healthy. Visto che poi sicuramente non mangeremo roba healthy. Vabbè. Neil ha trovato un film fighissimo che guarderemo, un film horror, fighissimo. Io vorrei vedere Nightmare Before Christmas. 100.000 che Nicola ha già visto, ho trovato uno che non e la maggior parte li avevamo visti assieme, tra l'altro. Comunque vorrei fare la pizza, visto che ho preso questo impasto gigantesco. Sì, è parecchio grande. Questa è integrale, se non sbaglio, ma l'ho già assaggiata e non era niente male. E ho preparato la mozzarella, la passata di pomodoro e l'origano. Che, da quanto ho capito, mettiamo solo noi al nord, oppure mi sbaglio, oppure si mette anche nella pizza quella vera napoletana l'origano? Ho il dubbio, lo sai? Adesso dice il nostro chef. Perché da noi a Trieste Gatto si mette, però a Napoli ci mettono il basilico. Pronta la pizza, così è una margherita, ma vorrei fare metà margherita e metà con tonno e mais. Aggiungerei anche le olive, ma a Neil non piacciono, quindi solo tonno e mais. Pizza pronta, aggiungo l'origano, tu. Mentre il gatto Denver si lamenta perché è a dieta, sì, e io la vedo la pappa, voi ragazzi a casa la vedete la pappa nelle ciotole, io la vedo, quindi di che cosa vi state lamentando se c'è lì la pappa? Lo so che vuoi la scatoletta morbida, gatto Denver, le ho finite, domani te la compro, hai tanti croccantini e tanti snack, mamma mia. Cartellina in silenzio a sperare che arrivi la pappa morbida. Domani gatti, domani. Pizza pronta ragazzi, sono particolarmente contenta che ci siano tantissime bolle perché sono la mia cosa preferita nella pizza e penso, anzi sicuramente è pronta, croccante. Che profumino. Certe cose non cambiano mai, gatta Stellina innamorata di Neil. Gatta Stellina, lo lasci mangiare? È tutta una scusa per non alzarmi e non aiutare Nicole a preparare niente. Così c'è una scusa, devo star qui. Gatta Stellina. Non posso fare niente. Guardala. Cosa vuoi tu? E stiamo guardando, com'è che si chiama sto film? Ma. Stiamo guardando un film, cos'è, thriller horror? Thriller horror che si chiama Ma.
Scusa, sai che filmo un vlog? Non te lo aspetti che vengo, che arrivo con la videocamera. No, perché dovete sapere che io casualmente poco fa stavo camminando per le scale e Neil mi dice che io vado a farmi la doccia. Dico, ok, vado, arrivo al secondo piano e trovo Neil al centro, qui praticamente, che fa le flessioni. Sì. Ormai ho chiuso le palestre. Tutti a casa di Nicole, giustamente. Comunque abbiamo finito di vedere il film Ma, ragazzi, e devo dire che è uno dei film più disturbanti, non so come descriverlo se non disturbante questo film. Non voglio ovviamente spoilerare nulla se volete vederlo, però devo dire non tanto creepy per tema Halloween, ma comunque un horror. Giusto, Gatto Denver? Gatto Denver è completamente rimbambito. Giusto, Gatto Denver? Tu sei tanto stanco. È l'ora della nana, io lo so, io lo so. Gatto Denver è tanto stanco. Gatta Stellina è già crollata. E Gatto Denver sta per crollare. Gatto Denver. Amore mio, amore mio. Sempre miau. Ditegli che è dimagrito un po'. Ditegli che è dimagrito. Giusto un po', giusto un po', perché poi fai sempre tantissima pappa con tutti i dolcetti. Questa pancia così morbida e soffice, Gatto Denver. Comunque, mia family, io adesso appunto vi darò la buonanotte. Mi sembra di capire che vogliate tanti tanti vlog e ultimamente, soprattutto da quando... dal lockdown, devo dire, dal lockdown in particolare, mi chiedete tanto tanto i vlog, quindi non so se dedicare almeno 3 giorni alla settimana ai vlog, perché so che vi piacciono proprio tanto, e quindi consigliatemi un po' voi, ne volete di più, vi bastano quelli che sto facendo, oppure appunto no e devo farne di più. Fatemi sapere, mia family, la situazione è un pochino così in questo momento, me ne rendo conto, quindi per me è importante anche chiedervi come state e come state passando questo periodo, perché purtroppo so che anche il problema economico è molto grave, quindi sappiate che vi penso, insomma, so che è un momento tanto difficile per tante persone, quindi spero nel mio piccolo che con i miei video quello che posso fare è di farvi passare qualche momento spensierato, qualche momento allegro, qualche momento felice, strapparvi qualche sorriso, io e Gatto Denver. Quindi appunto, se riesco a fare anche solo questo, per me vale la pena, insomma. E niente, mia family, questo è quanto, noi ci vediamo domani con un nuovo video, sempre puntualissimi, a che ora? Alle 17:30, io vi do un abbraccio forte, venite qua, che vi abbraccio fortissimissimissimo, e a domani, ciao!